Ma sì, c'è cioè, questa riunione rapidamente pensiero che stiamo lavorando nella giusta via. Oggi ci auguriamo sale operatorie, progetto datato degli anni precedenti dal mio predecessore, dal dottor Minola. Noi abbiamo oggi per noi avvenuto una scommessa, nel senso che abbiamo accelerato la realizzazione sui tempi di queste tre sale operatorie, anche con qualche innovazione in più rispetto al disegno originario, grazie al fatto di aver creato una squadra, e quindi il mio ringraziamento è a tutti coloro che hanno permesso questa accelerazione e questo miglioramento a livello tecnologico nell'ambito di questa sala operatoria. Ringrazio la direzione sanitaria, del Dipartimento di Chirurgia e il personale infermieristico e tecnico, perché hanno creduto, voi sapete che un commissario, un direttore generale da solo può avere delle idee, ma non può essere colui che porta alla realizzazione delle idee. Ci vuole una squadra, ci vuole una fidelizzazione, voi avete creduto a quello che vi ho detto e oggi è il risultato che abbiamo e che presentiamo al Presidente della Regione Piemonte. Risale operatorie significa rinnovamento della tecnologia, una tecnologia che va anche di fronte, sia nei confronti del paziente, della sicurezza, che nei confronti degli operatori che operano in sala operatoria. Quindi questo è l'aspetto importante. La razionalizzazione, che qualcuno può pensare che significa riduzione delle prestazioni, non è assolutamente così. La Regione ci ha dato un obiettivo ai commissari che è quello di il mantenimento delle prestazioni erogate nel 2010 e la possibilità di fare anche qualcosa in più, ma nello stesso tempo di migliorare la prestazione. Questo è il percorso che noi stiamo facendo. Nei confronti del cittadino, perché noi se andiamo a razionalizzare qualcosa non lo facciamo per un discorso economico che esiste, ma il primo valore è la vita umana. Quindi, io adesso porto l'esempio della chiusura del punto di primo intervento di Roma Notturno. La scelta è stata fatta ben documentata, portando come pilastro il valore della vita. Non sono, diciamo, le sale operatorie, non sono questa tecnologia, ma tenendo al centro il cittadino abbiamo portato a compimento anche l'informatizzazione della radiologia. Anche questo è un tema importante perché adesso è il dischetto che cammina con un cittadino, quindi con una qualificazione in tempi. Nell'ambito del mio mandato, come sapete sono commissario e i commissari hanno mandato fino al 31/12 di quest'anno, abbiamo altri progetti, questo è l'inizio, progetti che realizzeremo entro il mio mandato, che sono già in fase di attuazione concreta, e in questi progetti, un progetto di Guantanamo, Ovale e tutta la provincia, che stiamo realizzando insieme all'azienda ospedaliera dell'università, insieme al dottor Vinola, che ci unisce un'amicizia che è nata qui a Novara, ma anche un discorso molto professionale, molto intenso, per far sì che il cittadino rimane sempre sul luogo e la richiesta di prestazione sanitaria viaggia sul computer, sul PC. Quindi stiamo creando una filiera assistenziale dove ci saranno i medici di famiglia, i medici specialisti convenzionali, l'ospedale e nello stesso tempo anche il discorso delle farmacie. Quindi un progetto importantissimo che lo accenno, e in questo progetto c'è anche il discorso della telemedicina, anche qui nei confronti dei pazienti disabili, nei confronti dei pazienti che hanno delle patologie, noi faremo muovere le lastre, noi faremo muovere il discorso medico, quindi sempre col PC, senza che loro abbiano nessuna difficoltà. Questo è il programma. Lo stiamo realizzando, io sono un uomo di poche parole ma di competenza, questa è tutta la mia esperienza fatta in vari luoghi sulla sanità e credo che questo sia anche l'input che il Presidente ha dato a tutti quanti noi come commissario e direttori generali, e su questo io sto proseguendo. Comunque ringrazio veramente tutti gli operatori, perché senza di loro questa realizzazione si sarebbe fatta, ma sarebbe andato quella del tempo. Quindi tutto ciò permette nell'ambito lavorativo veramente di avere un posto dove poter essere sicuri e lavorare perfettamente. Grazie.